2015 presentando un progetto di legge che cercava di tenere conto di tutte le azioni che andavano messe in campo, come la formazione e l'informazione, ma come appunto l'introduzione del distanziometro e anche il divieto di utilizzo di ticket redemption da parte dei minori. Questo perché? Perché quando parliamo di prevenzione, la prevenzione va fatta su tutti i campi, va fatta sui maggiorenni, su chi quindi è esposto e può accedere alle slot machine o ai locali dotati di VLT, e quindi è bene che ci siano delle distanze dai luoghi maggiormente frequentati e anche maggiormente frequentati dai giovani, e per questo abbiamo chiesto e abbiamo sostenuto l'introduzione del distanziometro, anche se su questo poi siamo stati critici, lo siamo ancora, perché poi l'applicazione ha subito dei ritardi, ha subito delle proroghe per noi inaccettabili, l'interpretazione che è stata data sul rinnovo dei contratti delle slot all'interno dei bar secondo noi è estremamente scorretta rispetto a quello che fra l'altro sta facendo la Regione Lombardia. Però diciamo su questo siamo concordi che bisogna agire su tanti aspetti. Uno degli aspetti è anche quello della tutela dei minori. Perché? Perché le ticket redemption, quindi le macchinette di ticket redemption, hanno degli aspetti molto critici. Perché? Due aspetti. Uno, insegnano che se tu giochi tante volte ottieni tanti ticket e con quelli puoi avere un premio. Quel premio ovviamente non è in denaro, ma spesso è un premio anche che non è solo il pupazzetto, ma può essere anche un tablet, può essere anche un cellulare, quindi un premio anche non solo di modesta entità. Il gioco, la maggior parte delle volte, è un gioco non di abilità, ma un gioco di fortuna che abbina anche la compulsività, perché più volte inserisci il gettone, più velocemente esce il risultato legato non all'abilità ma alla fortuna o alla probabilità. A quel punto l'associazione fra velocità del gioco, luci che ammiccano e obiettivo di ottenere quanti più ticket possibili senza coinvolgere l'abilità, esce completamente dall'intrattenimento e ci fa entrare in una pericolosa vicinanza con quello che poi sarà il gioco d'azzardo. Quindi io penso che come consigliere regionale dobbiamo porci questo tema. È vero che di fronte ad un'attività economica bisogna tutelare anche l'attività economica, ma quando l'attività economica ha anche ricadute in campo sociale e sanitario, ce lo dice anche la Costituzione, che l'attività economica non può andare a detrimento della salute e del sociale. In questo caso l'equilibrio va trovato, e l'equilibrio che è stato trovato è stato quello di introdurre il divieto. Divieto che fra l'altro era già stato introdotto da diverso tempo nella nostra regione, anche su nostro stimolo. Quel divieto fu, fra virgolette, abolito temporaneamente, quindi è già diversi anni che ne stiamo discutendo. Quel divieto fu abolito temporaneamente perché si inserì in legge il fatto che prima di emanare un regolamento bisognava fare un tavolo di concertazione, quindi fu inserito il divieto successivamente fu ritardato nella sua introduzione, il tavolo di lavoro ha durato per svariati mesi, se non addirittura un anno, prima di produrre la delibera. La delibera è arrivata con enorme ritardo, è stata frutto di una concertazione sulla quale anche noi abbiamo alcuni aspetti sul quale non concordiamo, perché viene interpretata come potestà del divieto in capo ai genitori invece che agli esercenti, anche se gli esercenti hanno alcune attività da compiere. Ma al di là di queste differenze di veduta, oggi chiedere un'ulteriore proroga di quell'applicazione sulla quale noi abbiamo comunque dei distinguo, secondo noi non è accettabile, proprio perché se dobbiamo trovare un equilibrio fra attività economiche e tutela della salute, prima viene la tutela della salute, e impedire ai minori di 18 anni di utilizzare quelle macchinette è prevenzione, si chiama prevenzione, noi la prevenzione la dobbiamo fare. Gli esercenti che
devono occupare di offrire intrattenimento, intrattenimento puro, vanno aiutati e sostenuti, ma offrire quel tipo di intrattenimento, non dei giochi che implicano compulsività e non giochi di abilità. Tutti gli altri giochi di abilità, anche tradizionali, che ci sono e ci sono da sempre, vanno conservati e anzi vanno aiutati gli esercenti, e ce ne sono anche sulla Riviera, che si sono concentrati invece solo sull'intrattenimento e l'abilità. Quelli sono giochi sani che vanno mantenuti e tutelati. Questo tipo di giochi non sono solo in Riviera, sono anche nei grandi ipermercati e sono in tutta la regione, quindi non dobbiamo pensare solo al tema Riviera. Quindi ribadisco, non facciamo confusione, non sono giochi di abilità e quindi non bisogna ritardare l'applicazione. Poi che sia un problema multidimensionale, che ci sia il problema del gioco online, ai quali sono esposti anche i minori, anche su questo bisogna agire e si sta agendo. Che ci sia la pubblicità è un fatto, ma su questo a livello nazionale siamo già intervenuti, il decreto dignità ha già introdotto il divieto di pubblicità che sarà pienamente operativo dal luglio di quest'anno. Quindi i fronti sui quali bisogna agire sono tanti e su questo dobbiamo essere tutti concordi. Introdurre deroghe e proroghe indebolisce questa azione. Grazie.